avanti, più 4. Nel quintetto di avvio dei Chicago Bulls c'è sicuramente Harper con l'influenza, c'è Michael Jordan, c'è Luke Longley, c'è Tony Kukoc e signore e signori c'è il signor Afro Man, il quale probabilmente in spogliatoio ha capito, dopo aver detto non ce la faccio, che non poteva lasciare i suoi compagni e vuole fare un tentativo. Adesso si sta tenendo la schiena ma entra, eccolo inquadrato dalla NBC. Colpo di teatro? Colpo di teatro veramente, ancora una volta non si può fare a meno di pensare alla gara 5 dello scorso anno con i colpi di teatro a raffica di Michael Jordan, Stockton, Keith, Russell, Malone, Hornacek e quintetto base per coach Jerry Sloan. Stockton subito sul lato di Malone, vede Longley, lo attacca uno contro uno, lo batte facilmente ma fino in fondo e Luke Longley è disastroso in difesa contro il postino della Louisiana più 6 Jazz. Non dimenticate 36-30 alla fine della partita scorsa, inizio terrificante di Malone del quarto marcato da Longley e ancora una volta comunque si fida di lui il suo allenatore, non so per quanto. Palla dentro proprio per Pippen, torna fuori, tiro impossibile di Kukoc, sbagliato, in taglia fuori di Hornacek, 3 contro 2 per un attimo, Hornacek rallenta per controllare bene il palleggio, Stockton ancora in transizione con la seconda onda del contropiede, preferisce entrare nell'attacco alla difesa schierata, un attacco che in questo momento si chiama sostanzialmente Karl Malone, il quale piazza il blocco per lo stesso Stockton, Stockton riapre per Russell, Russell ributta fuori per Stockton, tiro in cattivo equilibrio, gran rimbalzo di Keith, poi gran lavoro di Scottie Pippen e su subito cambia la musica, 24 secondi Utah. Com'è come non è, attenzione però, Keith è un gran rimbalzista offensivo, specialmente venendo da dietro, è il saltatore da pallavolo che non ha nemmeno bisogno di molto spazio, Pippen qui comunque la ricezione a rimbalzo gliel'aveva lasciata, poi però ha cancellato quello che Keith poteva dare alla partita in quel momento. Ed era un possesso fondamentale per gli Utah Jazz che hanno iniziato molto bene il secondo tempo a differenza di Chicago, la palla dentro per Harper, c'è poca circolazione, Luke Longley mette nelle mani di Scottie Pippen molto eretto, credo proprio per i problemi alla schiena, linea di fondo di Kukoc, è numero fantascientifico del ragno di Spalato che appoggia con difficile condizione di equilibrio al vetro di sinistro il 12° punto della sua partita, meno 4 per Chicago. Stockton in palleggio contro Harper, chiude il palleggio, va da Carmalone, incrocia con Brian Russell, torna fuori Stockton con ottima lettura della difesa, il lob per Malone, ancora contro Luke Longley, il senso di onnipotenza totale per il numero 32 degli Utah Jazz che subisce fallo mentre noi andiamo a rivedere il lavoro di Scottie Pippen. Scottie Pippen che come vedete ha una postura del corpo che tradisce i problemi alla schiena. Assolutamente, non abbiamo visto Kukoc farsi piatto come un foglio da mille e prendere però quella riga di fondo. Intanto Harper salta letteralmente addosso Stockton e poi da terra riesce a chiamare un timeout provvidenziale. Gran giocata di esperienza di Ron Harper che non è nuovo in situazioni del genere a cose del genere. Ricorderete perfettamente una cosa simile in gara 4, qui è riuscito a mandare sul fondo Stockton, a confonderlo sul ritmo del palleggio e Harper in questo momento è fondamentale perché se Stockton prende ritmo ci sono enormi problemi. Qui vedete che poi anche la prontezza di spirito l'ex giocatore di Miami di chiamare il timeout nel momento in cui ha il possesso. Per la verità Stockton era saltato sulla testa di Harper, c'è stato contatto anche di Harper su Stockton, molto bravi direi gli arbitri a far giocare, adesso le percentuali continuano a essere altissime però diventa difficile proprio andare al tiro. Chiudere il terzo quarto, la zona per le televisioni straniere al Delta Center, dicevamo delle percentuali alte fino a questo momento nella partita, però anche se sembra il contrario, i Bulls statisticamente da quando è stato aperto lo United Center tirano meglio in casa 47,2% che fuori 46,6%,